Qui siamo nella sede del Valsusa Film Fest e queste sono alcune immagini che ne riprendono la storia. Questo in particolare è stato il primo manifesto che aveva fatto Armando Ceste, regista di Torino e fondatore con altri di questo festival. Qui nell'immagine sua è Bruno Carri, il primo presidente del Valsusa Film Fest, e questa era la prima premiazione a Bardonecchia, ospite Citto Maselli. Cultura cinematografica, territorio della Valsusa, attenzione ambientale e memoria. Questi sono i temi ispiratori del Festival Montano di Cinema e Resistenza, il Valsusa Film Fest. Ad aprile 2018 la 22esima edizione del Festival poliartistico itinerante tra i comuni della Valle. Fare memoria, il tema 2018. Fare memoria oggi significa anche occuparsi di temi che sono strettamente di attualità, che sono contingenti, quello dei migranti, quello dei confini, e sono insomma cronache proprio di questi giorni, quanto in qualche modo siamo sul pezzo, ecco, parlando di queste cose. Allora, il festival è composto da quattro sezioni. C'è la sezione Le Alpi, che è una sezione dedicata alla montagna nella sua accezione più culturale, quindi meno sportiva. Noi abbiamo una sezione fuori concorso che si chiama Cinema in Verticale, che comincia prima del festival e che invece è proprio dedicata allo sport, che è diffusa in valle e che diciamo è parallela e gemella del Valsusa Film Fest, mentre il concorso Le Alpi raccoglie proprio le produzioni sul tema della montagna come elemento culturale. Oltre alle Alpi, anche la sezione cortometraggi, sezione storica del festival, quella videoclip e fare memoria. Quindi il fare memoria ha un solo lavoro viene selezionato e viene proiettato, mentre gli altri, a seconda del numero di lavori che sono arrivati, vengono presentati in concorso. Di solito variano da una decina a una dozzina, insomma, nell'ambito della serata. È un'articolazione del concorso cortometraggi Corti Dentro, che è un progetto che abbiamo fatto con le carceri. Quindi i cortometraggi che partecipano alla sezione, selezionati per la sezione cortometraggi, vengono proiettati anche all'interno dei carceri. Quest'anno sono il carcere di Fossano, di Scampia in provincia di Napoli e di Poggioreale. La scommessa forte era quella di riuscire a lanciare un messaggio attraverso il linguaggio e la forma di comunicazione cinematografica che unisse e facesse un po' da ponte fra le generazioni. È importante trovare, soprattutto con le scuole, con i giovani, eccetera, questo può sembrare un discorso retorico ma non lo è, fargli trovare il tempo di seguire un racconto di una persona che sia un testimone, anche se può essere un racconto tutto sommato lento, perché queste interviste sono tutte molto lente, si danno dello spazio eccetera e non sono sicuramente come i film che sono abituati oggi, molto veloci, no? E quindi trasmettere anche questa modalità di testimonianza è importante, perché poi ti lasciano qualcosa, insomma. Il festival nasce nel 1997, proprio qui a Condove. Noi eravamo degli appassionati di cinema, ma anche in qualche modo innamorati della nostra valle, con un legame, un senso d'appartenenza molto forte al territorio. Il tema delle produzioni video come linguaggio ponte tra le generazioni sicuramente si è evoluto moltissimo e è cambiato molto. E quindi anche un po' cambiato la sua prospettiva di elemento di innovazione. Abbiamo iniziato addirittura con il 35 mm, arrivavano le bobine grosse portate dai corrieri. Molte le sedi di questo festival itinerante, come Condove, Chiomonte, Chiusa San Michele, Ulxa, Avigliana, Vaie, Bardonecchia, Almese, Bussoleno e Mattie. Il Valsusa Film Fest però non si ferma a questi luoghi e alle date degli eventi. Successivamente al festival vengono proiettati, quindi tutti i lavori che arrivano nelle nostre varie sezioni vengono poi riproposti in eventi, iniziative culturali diffuse sul territorio. Quindi la ricaduta c'è sicuramente in termini di pubblico, poi dipende dall'evento, dall'iniziativa, nei giorni del festival, ma poi è una ricaduta diffusa nel corso dell'anno.